Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale dei Mapaue. Oggi andiamo a vedere My Hero Academia Ultra Impact, un giochino che è stato rilasciato da poco nella versione giapponese, non lo troverete mai nel Google Play Store, quindi non ci provate neanche. Vi spiego brevemente come installarlo. In pratica dovete avere QoApp che si può scaricare con l'APK da Google. Cercate QoApp APK e lo trovate immediatamente. Lo installate, in realtà questo è uno store cinese-giapponese, potete scaricare il gioco direttamente da lì. Una volta che l'avete fatto avete bisogno di un VPN perché altrimenti una volta aperto il gioco vi entrerà in una schermata nera e quindi vi si chiuderà così. La cosa che dovete fare è appunto scaricare un VPN, ve ne faccio vedere uno che a me funziona, lo sto usando adesso, quindi vi consiglio di utilizzare questo qui. Invece per la versione iOS ovviamente è tutto più complicato, dovete cercarvi un VPN adatto, dovete cercarvi una guida su come installare QoApp, tolto quello però siete tranquilli e giocate come tutti gli altri appunto. Il VPN tenetelo attivo sempre. Loggate nella versione Japan, Corea, appunto, che è quello che vi interessa, ma tenetelo attivo sempre quando giocate perché altrimenti non vi farà entrare. Ok, andiamo a vedere My Hero Academia Ultra Impact. Il gioco di per sé è un RPG a turni, quindi basato su un sistema di skill, statistiche, eccetera, ed è incredibilmente semplice. Se dovessi dare una mia opinione su questo gioco, per quello che ho provato fino ad adesso, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto perché è troppo semplicistico per il periodo in cui ci troviamo e non offre grande varietà di gameplay. È quello. Il gioco è quello, adesso ve lo faccio vedere così vi rendete conto, ma non mi piace per niente. Cioè, io mi sono già stancato di giocarci, ci sto giocando da un giorno. In pratica, quindi, potete andare a scegliere il vostro team, alcuni dei personaggi vengono naturalmente regalati all'inizio, altri invece li potete pullare, quindi c'è il sistema dei gacha. Naturalmente le rarità vanno da R a UR. Potete scegliere un guest prima di cominciare. I guest praticamente sono compagni, li potete scegliere, possono entrare in campo e attivare la loro mossa speciale una volta per run. Non so se si possa fare più di una volta, io per adesso ho provato una sola volta per run. E da qui potete scegliere il party. Il party è composto da tre membri attivi che saranno in campo, più due in backup, quindi quando vi morirà uno in campo verrà sostituito da quello in backup. Avete poi possibilità di equipaggiarlo con delle memory, delle card tipo che gli aumenteranno appunto gli HP, l'attacco e la velocità di movimento. E inoltre avranno delle passive, queste ragazzi non le so tradurre, quindi purtroppo non vi so dare delle informazioni più precise. Avete poi diversi tipi, ogni personaggio è collegato a un tipo differente, quindi ci saranno le debolezze, i vantaggi su diversi tipi, quello ve lo potete studiare con calma. Comunque in ogni run in alto a sinistra c'è proprio il quadro delle diverse debolezze, è una cosa che Bandai fa sempre, è proprio tipico, praticamente un marchio di fabbrica. Quindi ogni personaggio ha un suo livello, una sua progressione, ha un suo limit break, un suo albero. Naturalmente poi ve lo faccio vedere. Allora, vi faccio vedere prima una run per farvi vedere bene come funziona il gioco. Ok, quindi avete i vostri tre personaggi in campo. Va bene. Adesso questa ho scelto appositamente una battaglia boss. In realtà si dividono in wave e battaglie boss. Le wave sono contro i minion e i boss invece sono contro appunto i personaggi più importanti della saga. Avete quindi la barra in alto sopra del personaggio boss e poi gli altri invece normalmente sono come Kurogiri che hanno la salute verde sopra. Quindi i boss si distinguono in questa maniera. Ok, molto semplice, come vedete qua sotto avete una serie di abilità legate al personaggio. Queste skill si sbloccano man mano che il personaggio progredisce di livello. E poi avete l'abilità finale che è quella saetta di fianco all'immagine del personaggio che invece è la mossa finale. Quella si verrà caricata piano piano andando avanti con i turni, eccetera. Ogni personaggio ha un tot di turni per caricare la ulti. E poi avete l'abilità del guest, che io ve l'attivo giusto per farvela vedere, che è appunto la ultimate move del personaggio guest che avete portato. Quindi i guest sono importantissimi perché vi danno un vantaggio tattico non indifferente. Ok, quindi selezionate le abilità che vi interessano, verranno messe in catena e poi attivate il turno. La prima mossa che si attiverà è appunto la mossa speciale del personaggio guest, avrà un'animazione. Più il personaggio è raro, più l'animazione giustamente è complessa e quindi ecco, questo è un esempio. Ok, già vedete gli fa una botta di danno e poi partite con le skill chain, quindi dovete tappare a tempo per riuscire ad attivare le varie skill, le varie abilità e se riuscirete a tappare
a fare una chain lunga, riuscirete anche ad ottenere un bonus sulle diverse abilità, sui danni, su altre cose, insomma, comunque molto buono. Quindi, velocemente, il gioco è questo, ragazzi. Non c'è nient'altro, non c'è trucco, non c'è inganno, questo è il segreto. E nulla. È proprio per questo motivo che questo gioco non mi fa impazzire, perché finisce qui, cioè questo è il massimo della complessità che è in grado di fornire. E adesso, nel periodo in cui viviamo, in cui i giochi open world o comunque simili open world o che prendono delle meccaniche dall'open world sono diffusi a macchia d'olio, questo lo vedo abbastanza inadatto per il periodo in cui siamo, appunto. Proprio per questo motivo, ragazzi. Non lo so se consigliarvi di giocarlo, potete provarlo, potete vedere. Tra l'altro, se vi piace, fatecelo sapere perché magari qualche altro video lo portiamo volentieri sul canale, magari quando uscirà nella versione global, potrebbe essere carino, potrebbe essere interessante. Però, ragazzi, cioè, si chiude veramente qui il discorso. Io non approfondirei proprio, non approfondirei proprio. Cioè, a me personalmente non piace. Poi per carità le animazioni sono carine, ha dei punti di forza, però è prevalentemente basato sulla collezione e sulle progressioni dei personaggi. E non offre tutta questa gran varietà di gameplay. Quindi non è un gioco che sento mio, non è un gioco che fa tanto per me. E nulla, è questo. Questo è il gameplay, ragazzi. Può essere carino, può essere piacevole, quello che volete, però insomma, finisce qui. Finisce qui. Tra l'altro, come potete vedere, ha anche un sistema di stamina che aumenta sulla base del livello. Di partenza avrete circa 30 di stamina. Ogni livello costa 10 di stamina. Cioè, voi fate 3 livelli e chiudete il gioco. Naturalmente non so se ci sia modo di aumentare questo limite oltre che con i livelli. Se non ci fosse, aia, cioè, fa male sta cosa. Giochi veramente 10 minuti e chiudi. Ok, altre cose da andare a vedere, c'è una modalità che funziona esattamente come le altre, dove potete farmare appunto le barrette servono ad aumentare il livello dei vostri personaggi, le pozze che servono ad aumentare invece i livelli delle memory card, perché anche quelle avranno un livello ovviamente, e poi per farmare i soldi. In alto qui avete un limite giornaliero con cui potete fare queste cose, quindi vanno assolutamente fatte. E poi avete quest'altra modalità qui dove praticamente vi metterà in campo in una serie di prove. Mettendovi contro nemici di un certo tipo. Questa forse è la modalità più difficile per l'endgame, ci può stare. E poi avete qui invece un'altra cosa legata agli eventi. Ieri era attiva, oggi purtroppo è disattiva, quindi non riesco a farvela vedere. Prima era legata all'evento di Oak ed Endeavor, quindi c'era, non so se sia basato sul tempo, se abbiano una certa, però sappiate che comunque ci sono eventi temporali e quelli sono abbastanza buoni, vi daranno anche diversi premi, quindi ottimo. Abbiamo poi qui un'ultima modalità, che questa non so se sia il PvP, può essere, me lo auguro, perché perlomeno donerebbe un po' di competitività ad un gioco che altrimenti è piatto completamente. Purtroppo non riesco a farvela vedere. La progressione del personaggio può essere fatta in diversi modi, come potete vedere. Avete le bar, e qui potete usarle per potenziare il livello del vostro personaggio, oppure potete ampliare il limit break utilizzando dei materiali specifici che si farmano negli stage di gioco. Tra l'altro lagga di brutto sto gioco, io ho un buon cellulare. Comunque, da qui invece l'albero delle abilità mi ricorda molto Legends da certi punti di vista, e quindi qui potete aumentare i punti salute, aggiungere determinate abilità, aumentare l'attacco, la velocità, aumentare la potenza delle skill, eccetera, eccetera. Avete 9 rami in tutto, quindi sono un bot. Per quello dico mi ricorda Legends, perché funziona in una maniera abbastanza simile, in effetti. E boh, niente, questa è la sostanza. E poi avete la possibilità di aumentare il livello appunto delle memory nella stessa maniera in cui potenziate i personaggi, sostanzialmente. E boh, ragazzi, questo è il gioco. Vi farò vedere qualche pullino. Io adesso non ho gemme, ma vi monto qui un pezzo in cui ho pullato. I pull sono molto belli, sono piacevoli. E adesso vi faccio vedere bene come funzionano. La parte gacha io non ho capito benissimo se ci sia un pity. Io so che ogni 10 è garantito un SR, perché qui mi sembra di averlo letto, di averlo capito, ma non so se ci sia un pity per quanto riguarda le UR. Al momento ce ne sono un bel po' in giro. Comunque vi faccio vedere il banner anche solo per farvi capire i rate. In pratica avete il 2% di trovare un UR,
carta o personaggio, in questo caso forse 2% per la carta e 2% per il personaggio, comunque giusto per darvi un'idea, e avete lo 0,7 di beccare il personaggio featured del banner in confronto agli altri che hanno uno 0,1. Sono comunque tanti i personaggi che ci sono, sono comunque veramente tanti, quindi lo 0,7 in confronto non sembra neanche così tanto. Tutti i giochi Bandai hanno questa fissa di far vedere un po' una rottura di scatole, il fatto che mettono in retap un personaggio ma poi dopo ti piazzano altri 20 personaggi che non ti interessano e che sicuramente troverai al posto di quello che ti piace, quindi vabbè. Avete poi la possibilità di dare un'occhiata al personaggio che, questa sembra una cosa da poco, ma dopo aver provato The Strongest Hero, benedico questa schermata con tutto me stesso e vi farà niente, vi farà vedere tutte le abilità, potete insomma analizzare quello che è il character. E poi infine avete altre notice riguardo appunto generali sul banner eccetera, quindi in generale sembrano sviluppati discretamente bene e i pool tra l'altro sono bellissimi visivamente da vedere. Adesso vi faccio appunto vedere, facciamo un multipool da 500. Molto validi secondo me, le animazioni sono carine, vengono utilizzati dei frangenti specifici dell'anime come shortcut, come cose, ed è una cosa molto gradevole. Ok, sono, tra l'altro cambiano i vestiti quando combattono fra di loro, molto bello. E niente, andiamo a vedere cosa ci c'era fuori, amici. Vedete, l'animazione è carina, cioè perlomeno ha un senso, è piacevole. Ok, sembra un pull normale, ok, non c'è niente di particolarmente eccitante. Ok, la carta memory di Stain, ecco appunto le memory e i personaggi si possono pullare insieme, giusto per come aggiunta extra. SR Uraraka come memory, ok. Momo, una SR, questa già ce l'avevo, però fa niente, adesso vediamo cosa farci con Stain e Lida. Altre carte memory e Massolar SR, molto molto carino questo, lo proverò a questo punto, caruccio. Un botto di SR ma niente UR, ovviamente purtroppo non ce le siamo riusciti a portare a casa. Comunque come potete vedere è molto carino il sistema dei pool. Ah, una cosa molto invece intrigante che secondo me a qualcuno potrebbe piacere non poco, c'è uno shop sempre legato appunto ai pool ed è questo qui. In pratica ogni pool guadagneremo un punto, ok? Questi punti si accumulano e arrivati ad un tot potete comprare quello che vedete qui a schermo. Questo shop quindi vi consentirà di comprare le carte feature del banner, fra i quali appunto in questo caso Endeavor ha 300 punti. Questo vuol dire che dovete fare praticamente 300 pool normali, ok? A 300 pool potete trovare questo personaggio qui. Ovviamente per i free to play non è il massimo del massimo, ma consente piano piano a chi gioca, chi ci dà dentro eccetera, di riuscire ad ottenere i featured che bene o male vi interessano. Voi vedete un personaggio che vi piace, tenete i punti e poi piano piano andate a comprare quelli che vi interessano, se proprio non li riuscite a trovare con i pool. Ci sta, è un sistema ulteriore per garantire a chi vuole un determinato personaggio di riuscire finalmente a trovarlo. Magari i pool sono tanti, anche perché le gemme non ne distribuiscono così tante da quello che ho visto, però sono riuscito quasi tranquillamente a fare 4-5 multi e ho appena cominciato il gioco, quindi ci può stare. Adesso dipende da quante ne distribuiscano, sinceramente non ne ho idea. Abbiamo poi infine un sistema tipo di housing, non so bene come funzioni. Qui potete vedere piazzati i personaggi e ottenete anche dei premi. Non so se si mettono i personaggi poi si ottenga il premio oppure no. Non ho bene chiaro come funzioni questa modalità. Però comunque si ottengono dei premi a cadenza regolare, tipo un'ora. Ogni ora si ottengono due di queste cose qui, che servono appunto per la progressione del personaggio oppure per darvi stamina o soldi. Quindi altra roba. Abbiamo poi tutti gli shop associati, ma su questo io non perderei tempo, ragazzi. Cioè, il gioco è questo. Il gioco vero e proprio è questo, non c'è altro. Questo è Ultra Impact,
E ripeto, è carino, però non può fermarsi qui. Non so, è troppo insipido, troppo blando. Non lascia niente una volta che finisci di giocarlo. Io non ho voglia di continuare a giocare a questo gioco. Ci sono giochi che comincio e dico, porca Eva, non vedo l'ora di cominciare, di avere la stamina full per ricominciare a giocare. Qui, raga, c'ho la stamina piena e non c'ho voglia di giocare, non c'ho voglia di finirla. Non lo so, la mia impressione è abbastanza negativa. Ovviamente fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Se vorreste vederlo, se vorreste vedere un altro video quando uscirà la versione global del gioco, a me piacerebbe portarlo. Magari, sai, cambiano delle cose, aggiungono delle modalità. Potrebbe essere comunque interessante portarlo ed analizzarlo insieme. E nulla, ragazzi, mi raccomando, voi fateci sapere che cosa ne pensate, se l'avete provato. E noi, come al solito, ci ribecchiamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi!